Le concessioni balneari di Ponte Sasso a Fano di nuovo nel mirino delle mareggiate. Nella tarda mattinata di ieri il mare ha iniziato man mano a salire, mentre già dal primo pomeriggio, come mostrano queste immagini, le onde hanno colpito le prime file di ombrelloni, mentre ad altri ha mangiato letteralmente la spiaggia. Una situazione insostenibile per i bagnini della zona che ad ogni mareggiata sono costretti a rimuovere lettini e ombrelloni con turisti sul lungomare. Dopo questo ennesimo fatto, questa mattina il neosindaco Luca Serfilippi insieme al nuovo assessore con delega alla difesa della costa Mauro Talamelli hanno incontrato gli operatori balneari. Situazione che lo scorso anno è stato fatto un piccolo ripascimento delle scogliere, ma una cosa minima, meno di 200.000 euro, che non ha provato nessun tipo di giovamento. Purtroppo questa è la situazione, qui ci vuole un progetto come Cristo comanda, ma soprattutto purtroppo i turisti si stanno abbandonando, perché chi deve venire in hotel e non ha la spiaggia davanti può andare da qualsiasi altra parte, altrimenti rimangono a casa. E ecco, il problema in questi anni si sposta dai bagnal, dai Bagni Carmen, al Lido delle Palme, all'Hotel Ruig, da tutte le parti, e ogni anno c'è qualcuno che ci rimette le penne, perché quest'anno non è possibile fare una stagione del genere, anche perché i ripascimenti non se ne possono fare, la sabbia non sappiamo dove trovarla, è un problema non indifferente, ecco. Insieme a loro anche Mauro Mandolini, presidente della Confartigianato Imprese Demaniali di Fano. Purtroppo in questo tratto, che siamo nella zona sud di Fano, Ponte Sasso, abbiamo questo fenomeno erosivo importante oramai da diversi anni. Ora abbiamo dei fondi stanziati, dobbiamo intervenire quanto prima con un progetto, diciamo, funzionale, affinché andiamo una volta per tutte, diciamo, a risolvere, si spera, questo fenomeno. Le scogliere in questo tratto, prosegue Mandolini, risalgono agli anni 2000 e nel corso del tempo, con le successive mareggiate, gli scogli sono crollati a causa della forza del mare che impatta sui massi. Oggi dobbiamo andare a ripristinare la sagomatura di queste scogliere, in modo che poi ritornano ad avere la funzionalità per il quale sono state progettate, cosa che oggi purtroppo, con lo smantellamento che è avvenuto nel corso degli anni, non abbiamo più, ed è per questo che si sono creati dei buchi, e quindi quando ci sono le mareggiate importanti scarica tutta la sua forza e non la forza smorzata, diciamo, dalla scogliera. All'incontro il sindaco Serfilippi e l'assessore Talamelli hanno fatto il punto della situazione. Abbiamo condiviso un percorso che è già iniziato con un finanziamento da 4.200.000, dove il comune deve compartecipare con 300.000 euro, e un finanziamento reperito dalla regione Marche, dall'assessore Aguzzi insieme al governo. C'è il mio impegno e della giunta immediatamente di andare avanti con la progettazione, quindi realizzare un definitivo esecutivo il prima possibile, per far sì che appena ci sia l'ok dei finanziamenti da parte del governo, si pensa a inizio 2025, il comune sia pronto immediatamente per far uscire la gara, mettere a bando, diciamo, questo finanziamento, e far sì che ci sia il prima possibile, se possibile per la stagione prossima, le scogliere soffolte come chiedono gli operatori balneari.